Salve a tutti, sul mio canale sono Mr. Camarium. Oggi ci ricolleghiamo di nuovo con PyHall, come impostare l'IP in modo pratico per far funzionare il nostro mini server per il blocco della pubblicità e mantenere una sicurezza durante la nostra navigazione. Già vi ho mostrato un video precedente che purtroppo per chi ha il TMAP come ce l'ho io è impossibile impostare il DNS dentro il router, quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione. Lo dovremo fare fisicamente su ogni dispositivo. Prima di questo vi faccio vedere che è possibile farlo su altri tipi di router. In questo caso ho scelto questo TP-Link, si chiama ACRVR2800V, che più o meno ha un costo sui 100 euro rispetto al TMAB, che TMAB costa 2,40. Allora, in questo caso faccio una simulazione. Questo è un ambiente emulato. Basta andare, questa è la home page del T-Link, quindi basta andare su mappa rete, avanzate, poi andiamo su rete, impostazioni land, dove qui c'è scritto server DHCP. Non dobbiamo fare altro che questo qui, quello lì predefinito, 1.1 modifica, e qui in basso ci chiede di inserire il DNS primario, dove qui andremo a inserire il DNS del nostro bel server che abbiamo creato, e ricopiamo, giusto per sicurezza, gli stessi dati anche per il secondario, in modo da bloccare e definire che deve essere sempre questo qua. Qualsiasi cosa succeda, deve essere sempre questo codice qui, questo IP. Una volta fatto questo, salviamo. E vabbè, adesso qui mi dice che la navigazione è protetta solo perché sto in un ambiente emulato, però una volta salvato il router si può utilizzare, che è collegato al server che abbiamo creato. Usciamo da questa pagina qui, la stessa cosa qui. Vi faccio vedere, perché già ve l'ho fatto in un video precedente, come si fa a farlo sul dispositivo che abbiamo in uso, in questo caso il nostro PC. Quindi basta cliccare su questo computerino qui, impostazioni rete e internet, Ethernet, e qui andiamo a modifica il DNS in modo predefinito. Di solito lo troverete in DHCP, che è praticamente il server del nostro router principale, che nel mio caso è il TeamHub. Basta mettere su manuale e inseriamo i DNS primari. Sì, la stessa cosa vale anche per quello lì alternativo, il predefinito. Qui troviamo scritto predefinito alternativo, nell'altra voce troviamo DNS1 e DNS, cioè il primario e il secondario. Una volta inseriti i dati, basta salvare e il nostro computer si collegherà a quel server. Invece, come si fa nel caso di un telefonino? Dobbiamo semplicemente, aspettate, dobbiamo semplicemente andare nelle impostazioni della nostra rete Wi-Fi, clicchiamo sulla rotellina, quindi impostazioni. Andiamo giù sulle altre impostazioni e cerchiamo impostazioni IP. Anche qui troviamo scritto DHCP e andiamo a cambiarlo in statico. Nell'indirizzo IP, ovviamente, io l'ho cambiato perché nella mia rete il mio dispositivo fa numero 5, perché ho creato una struttura, ogni dispositivo ha il suo IP. Però quello che vi interesserà a voi è cambiare il DNS numero 1, quindi primario, e DNS2, che è il secondario, con quello lì che è l'IP del nostro server, quindi 192.168.1.31. Ricopiamo questo valore e lo mettiamo anche sul DNS secondario. A questo punto possiamo effettuare il salvataggio e ci troveremo collegati sul nostro wifi direttamente al server che abbiamo creato per il blocco della pubblicità. A questo punto vi lascio, è un video molto breve,
molto esplicativo, molto semplice. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like. E con questo video credo che ho finito di spiegare come funziona e come configurare Paywall. Buona giornata a tutti.